Vuoi cominciare tu? Comincio io? Vai, comincia tu, vai. Comincio io e allora, per levare ogni dubbio, parto dal tuo anello forte, parto proprio da Annalisa. Voglio cominciare da Annalisa. Okay, grazie. Allora, vado con la domanda. Vai. La mia domanda è molto difficile. Ok. Allora, se le discoteche fossero aperte, nei privé oggi, al posto delle bottiglie di champagne, la gente sboccerebbe bottiglie di amuchina. Chiaro. L'antibatterico, infatti, è il bene più ricercato dagli italiani. Ma chimicamente, che cos'è la amuchina? Urca, forse facevo meglio a scegliere Ale Matri. Prima possibilità, ipocloruro di potassio. Sì. Seconda possibilità, ipoclorito di sodio. Sì. Terza possibilità, ipocondriaco di stondrio. Allora, va da sé che io sono innamorato pazzo della 3. Vai. Però immagino non sia. Tra le prime due che non so ripetere, la A. No? Manna. No? Quanto mi dispiace. Quindi chiaramente, che cos'era quindi la risposta giusta? Era la B, ovviamente. Sì, no, ma che cos'era? La so. Van Zaitsev, voglio cambiare completamente strada. Guarda che stai sbagliando, eh. Io sarei andata dalla notte. Ciao Ale. Ciao Zar. Che bel ciuffo che hai, Ivan. Che bel ciuffo. Vedi? Infatti la domanda è legata proprio a questo, visto che è la cosa più scomoda che possa accadere in quarantena. Scusami, che se ti doppia Elodie sei uno dei troll così? Mannaggia. Vai! Allora, a proposito di capelli e di ciuffi, la cosa più scomoda è il non poter ricorrere ai parrucchieri, come sa bene anche il nostro presidente Mattarella e il figlio Giovanni. Certo. Se noi dovessimo stare in quarantena per un anno intero, di quanto crescerebbero i nostri capelli? A. 12 centimetri. B. 20 centimetri. C. 0 centimetri, perché ce li strapperemmo al quarto mese di quarantena. Quindi allora, la C, come al solito. Inspiegabilmente anche qui la C tenderei so. Ma sai che anch'io ho un cassetto della memoria, mi sembra di ricordare un centimetro al mese, ma non vorrei che fosse un centimetro, virgola qualcosa, che poi sommando... Un centimetro al mese, 12 centimetri, 12 centimetri! Sì, Alessandro, sì così! Esatto! Come direbbe Fabio Caressa, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi! Di quanto? Vado, Ivan è una X per me, ok. Dai, non essere spietata, non subito. Allora, non infatti subito, ci stavo pensando, ho lo stretch e vado dalla Nargi. No, non subito, però, dai, fai un giro, prendi la larga, battimi due, doppiami. Gio Squillo. Ah, ciao Gio! Ciao, Gio in the house! Amici della prego la presentazione. Quanto vorremmo poterti avere qua per fare l'after party, Gio. Vai! Ok, open bar, Valentina e Michelle, non ci venivano tanto a stare con voi, e adesso sono qui. Ok, sul raggio della notte, in questi giorni, la domanda è questa. Sì. Uno dei luoghi grandi, protagonista, sono i balconi, il balcone. Anche all'estero, pensate, è arrivata l'eco delle nostre esibizioni canore. In tanti ci hanno fatto i complimenti, anche... devo dire, un po' a sproposito. È il caso proprio di Madonna, che a lei ha retweetato un video in cui una via intera, pensate, di Torino, cantava la sua I Rise, cioè mi alzo. Ma era un fake, assolutamente. Qualcuno ha montato sopra la sua canzone. Ah. Allora, che cosa cantavano veramente i nostri amici torinesi, né? La risposta è l'inno d'Italia. Ok, cantavano l'inno d'Italia, ok. Oppure la B. L'inno della Juventus. L'inno della Juventus, la B. O la Macarena dei Los Lobos. La Macarena dei Los Lobos. Guarda, io dico la Macarena comunque. Rischi con la C. Me ne frega. Ma la C! La C non è mai giusta, ragazzi! Non mi interessa. Io vado di Macarena. È giusto? È giusta? È giusto. Ma sono una grada! Ma scusami, abbracciare, ma non... io sono detentore del regolamento. Sorriso. Sì, ci sta il cerchio, grazie. Ci sta il cerchio.